Io dopo lascio a loro chiaramente la presentazione di questo festival che ogni anno è sempre più bello e sempre più importante. Però io volevo farvi un annuncio importante per la città di Busto Arsizio. Vi annuncio che il bustocco Ramin Barani avrà la cittadinanza onoraria. Cittadinanza che secondo me merita tutto assolutamente. Ormai è anni che viene a Busto Arsizio, lo considero veramente, lo consideriamo un amico. Certo, viene a Busto Arsizio, ha iniziato a venire a Busto Arsizio e continua a venire a Busto Arsizio proprio perché a Busto Arsizio abbiamo la scuola Rossini, che è una scuola meravigliosa, e vorrei dire che sono meravigliosi anche Mazzucchelli e Colombo. Che è veramente grazie a loro che ha iniziato a venire, grazie a loro che continua a venire, ma si è integrato perfettamente. Quasi mi piacerebbe definirlo un amico ormai, un amico della città di Busto Arsizio. Era il minimo, abbiamo pensato, che potevamo fargli. Gliel'avevamo detto scherzando 2 anni fa, però ho visto che sarebbe stato molto orgoglioso. Ecco, da lì allora abbiamo pensato di farlo veramente. Noi bustocchi siamo pratici, quindi abbiamo detto oggi, quest'anno è l'anno giusto, dopo il Covid, dopo tutto, ricordiamoci che lui un anno non ha potuto suonare proprio per il Covid, ed era già pronto sul palco, nelle prove e tutto. Insomma, è una persona che e poi l'ha presa molto bene, è ritornato appena potuto, è uno di noi e quindi lo merita tutto. La cerimonia sarà il 29, abbiamo il consiglio comunale, il 28, quando abbiamo il consiglio comunale, e quindi lui verrà in presenza, sarà fatta la cerimonia per dargli appunto la cittadinanza onoraria. Quindi invito tutti a partecipare, e magari state anche verso la fine, alla fine, tanto finisce alle 2 del mattino, così vedete anche come funziona il consiglio comunale. No, scherzo, è importante che ci siete all'inizio quando faremo veramente questa intitolazione. È una cosa molto. Siamo orgogliosi noi della città di Busto Arsizio, noi come amministrazione, di poter accogliere un cittadino così illustre. Grazie.